E di Venezia il primo atto della finale di FIBA Europe Cup al Pala del Mauro. La Scandone esce sconfitta, finisce 69-77 per Ioro Granata, ma in vista del ritorno al Taliercio mercoledì prossimo 2 maggio è ancora tutto aperto. Buonasera, benvenuti, bentornati al post partita di Venezia Avellino, finale della Europe Cup. Andiamo subito all'esterno del Pala del Mauro, dove vedo Marco Festa in compagnia di un grande appassionato di basket, il presidente dell'Alto Calore Servizi, Lello De Stefano. A voi. Assolutamente, di nuovo buonasera Angelo dal Pala del Mauro. Hai detto bene, finale di 69-77, stasera al del Mauro tante personalità eccellenti come Lello De Stefano. Subito un commento su questa sconfitta della Scandone, ci saranno 8 punti di margine da recuperare il 2 maggio a Venezia. Sì, una bella partita, sfortunata per noi per tante circostanze verificatesi, una bella grinta messa in campo, spinta, entusiasmo, uno spettacolo notevole. Purtroppo è andata male, la squadra era forte, però la Venezia era forte, l'ha dimostrata anche avendo più ricambi, e quindi si è imposta con un distacco complicato. Speriamo adesso di farcela al ritorno, diciamo. Diceva bene, cornice di pubblico spettacolare, una serata storica. Ci sono però i presupposti per farla diventare davvero ancora più storica questa finale di Europe Cup? La chiave quale può essere per il match di ritorno? Ovviamente la mente già vola al match del Taliercio. Bisogna crederci, metterci tanta energia, entusiasmo, ce la possiamo fare, bisogna giocarcela. Del resto abbiamo visto la Roma col Barcellona, potremmo farcela anche noi, speriamo bene. Un paragone calzante, il possibile protagonista del match di ritorno in Venezia? Sicuramente Fesenko, mi auguro Figlioi, che è un po' sottotono ultimamente e quindi che torni con la sua energia. Insomma, un in bocca al lupo a tutti e complimenti comunque anche a De Cesare per il risultato. Comunque una finale, speriamo di portare a casa qualche titolo. Grazie Lello De Stefano, sperando di non aver causato il suo imbottigliamento nel traffico. È già arrivato anche Carmine Quaglia, che si è catapultato all'esterno. Carmine, per questo commento allora di una sconfitta, 8 punti da recuperare nel match di ritorno al Taliercio. Sì, è un punteggio che ovviamente non sorride alla Scandone per la gestione. Venezia ha avuto la capacità, l'hai seguita anche tu Marco qui, davvero di concludere nel migliore dei modi il match amministrando il divario, doppia cifra, controllata opportunamente con giocatori come nel caso di Austin Day, anche con le difficoltà di 4 falli sul groppone. Non ha avuto problemi Venezia a gestire il minutaggio più profonda. Avellino forse si è limitata nel primo tempo su Rich e Fesenko, può essere una parziale difficoltà registrata nel primo tempo, poi oggettivamente brilla ovviamente il roster lungo, profondo, con grandissima qualità della Reyes. 19 punti di Fesenko, 14 di Daje, i top scorer in casa Venezia, in casa Avellino. Ma andiamo subito a vedere se possiamo catturare qualche tifoso per un commento, Angelo, in modo da dare voce ai tifosi. Ci sarà modo e tempo, c'è Menotti San Filippo, il tempo che conclude una telefonata, eccoci qui. Menotti San Filippo per un commento su questa sconfitta della Scandone. 8 punti però non sono impossibili da recuperare al ritorno. Non sono impossibili, però sicuramente Venezia ha dimostrato per l'ennesima volta una solidità di squadra invidiabile, un roster lunghissimo e tantissime soluzioni. Quindi voglio dire, noi dovremmo fare una partita perfetta e sperare che loro comunque cedano qualche cosa, ma la vedo francamente dura. È una squadra molto allenata Venezia, si vede, sanno perfettamente cosa fare, ma ribadisco, hanno anche un roster tale per cui hanno un'intercambiabilità formidabile, insomma è la squadra campione d'Italia e si vede. Non per caso in controllo quasi per tutta la partita. Cosa è mancato ad Avellino per riuscire a rimanere aggrappata a questa partita? In alcuni frangenti è sembrata davvero in controllo Venezia. Beh, noi andiamo di grande energia ed entusiasmo, quando vengono un po' meno queste due nostre caratteristiche andiamo un po' in difficoltà. Loro
giocano quasi, come dire, sembra quasi che non si sforzino, danno questa impressione, però voglio dire, nulla è perduto, 8 punti appunto come dici tu sono recuperati, specialmente se cominciamo a mettere un po' più di tiri liberi dentro, perché poi alla fine se vai a vedere ci hanno penalizzato proprio le percentuali ai tiri liberi, credo che Rich abbia fatto 3 su 10, non ho visto le statistiche, però insomma è un po', come dire, sottotono in questo periodo Jason Rich. Fesenko ci ha tenuto a galla in attacco, logicamente in difesa paga sempre un po' rispetto ai lunghi più agili avversari, e poi ci sono giocatori veramente come Day, che è un giocatore di grandissima classe, diciamo un po' ingenuo per non dire altro, perché insomma non si fanno quelle cose fuori casa specialmente, però insomma poteva essere una svolta per noi quella stupidaggine che ha fatto Day, perché ha messo in partita il pubblico, ha fatto arrabbiare molto tutti quanti noi, ma la solidità di Venezia alla fine ha avuto la meglio. Fallo tecnico di Day poteva essere un punto di svolta della partita, tanti errori ai liberi per Rich, ma una battuta su questa cornice di pubblico, non c'è stato il sold out, ma grandissimo entusiasmo e tifo dei tifosi biancoverdi. Beh, sicuramente Avellino risponde sempre nelle occasioni importanti, veramente risponde sempre a prescindere, poi logicamente in Coppa è stato un po' più, insomma, più scarsa l'affluenza, però bisogna anche dire una cosa, giocare 2 volte alla settimana con dispendio anche economico da parte della gente, insomma non è una cosa semplicissima, i costi sicuramente non sono tra i più alti d'Italia, però anche Avellino non è tra le città più ricche d'Italia, quindi insomma bisogna anche fare i conti col portafoglio, e questa sera logicamente non si poteva mancare perché è una finale europea, e quindi giustamente la gente ha fatto qualche sacrificio in più anche dal punto di vista economico, e insomma i biglietti non erano bassissimi francamente, però era giusto insomma che si venisse comunque al palazzetto a vedere una finale europea. Ringraziamo Menotti San Filippo. Angelo, io ti restituirei momentaneamente la linea in modo da organizzarci per recuperare altre autorità e anche per ascoltare il parere di qualche tifoso. Va bene, allora intanto avete visto nel two box l'allestimento della sala stampa lì al Pala del Mauro, perché tra poco avremo anche le conferenze stampa dei protagonisti, sicuramente ci saranno i due coach De Raffaele e Pino Sacripanti, Stefano Sacripanti, ma possiamo tornare all'esterno del Mauro perché vedo Carmine Quaglia in compagnia di un altro ospite, a voi. Ben ritrovato Angelo, staffetta con Marco Festa, e ora siamo in compagnia del presidente di Lega Basket, Egidio Bianchi. Grazie presidente per questo intervento, ben ritrovato al Del Mauro, in che ambiente, come l'ha trovato? Ah, uno splendido ambiente, ovviamente come ormai è abitudine, credo che sia stata una bellissima partita in cui il tifo è stato sempre corretto, quindi il massimo che si può aspettare. Il match, Avellino ovviamente ora si ritrova con questo divario che può essere anche pesante, perché perso in casa il match con questo divario da portare un Altaliercio, effettivamente era già favorita forse la partenza, ora forse ha dato il primo giro di mandata alla serratura per blindare questa Coppa Venezia. Ma certamente il risultato favorisce Venezia, però credo che siano due episodi distinti in cui bisognerà vedere come arriveranno le due squadre fra una settimana, c'è una partita di campionato nel mezzo, è un insieme di cose che poi possono cambiare l'esito delle partite che vanno a decidere la Coppa. Presidente, ha seguito il match in compagnia del presidente di Federbasket Gianni Petrucci, è un basket italiano in continuo movimento e soprattutto in evoluzione per quanto riguarda anche l'eleggibilità nel prossimo anno, 5 più 5, 6 più 6, Avellino e Venezia con 3 più 4 più 5, in ottica forse la modifica ci sarà ovviamente per tutte e due i roster, ma anche per quello che era la Coppa in sé, la Europe Cup, dalla Champions alla retrocessione, ma per aumentare forse la capacità di questa competizione è forse snobbata?
Allora, intanto credo che sia un anno in cui stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista, dai quello che è la visibilità dal punto di vista televisiva a quello che è comunque la presenza nei palasport, e questo è molto importante per il movimento. Abbiamo lavorato con la federazione e stiamo lavorando molto bene in una ottima sintonia in questo senso, e credo che stiamo andando nella direzione di crescere anche per il prossimo anno. Le competizioni europee sono tutte importanti quando ci danno la possibilità di emergere, e comunque danno la possibilità anche agli atleti italiani di esprimersi sui parquet europei. Anche perché mancava un derby italiano in finale, una finale tutta italiana mancava dal 93 dalla Coppa Korać, quindi riportarla dopo 25 anni è davvero stato prezioso per tutto il movimento. Sicuramente c'è in questo momento necessità di crescere proprio anche in termini di visibilità europea, quindi per me è un grandissimo risultato anche in una coppa che magari poteva essere, questa finale poteva essere sicuramente una partita delle Final Four della Basketball Champions League. Grazie al presidente Bianchi per essere stato con noi. Grazie. E alla prossima. È stata una grande partita. E ci rivediamo nel post gara, siamo in compagnia del presidente Cosimo Sibilia. Va male alla Scandone per questo divario, nel complesso è comunque una finale da onorare ora anche in campo esterno. Una bella partita, credo che la Scandone abbia perso perché ha sbagliato tanti tiri liberi, fatto pochi tiri da tre, e poi per la qualità dell'avversario. Venezia è stato, diciamo, in un certo senso più precisa, è riuscita a fare quello che non ha fatto l'Avellino, cioè nei momenti topici della partita è riuscita a piazzare i tiri da tre, e quindi è stato un risultato, direi, alla fine che ci può anche stare. Però 8 punti non sono, diciamo, irrecuperabili. Ecco, il rischio che si è vissuto ad un certo punto è anche di un divario in doppia cifra, ma anche a sfiorare i 15 punti, quindi bene che sia stata così per la Sidigas. Da parte Sidigas questo divario è effettivamente colmabile, da vivere anche nei prossimi 40 minuti. C'è stato un momento nel quale però eravamo a 2 punti pure, avevamo sperato che la Scandone addirittura potesse vincere, però direi, insomma, prestigioso già esserci, fare questa finale. Ritorno è possibile recuperare, ci aspettavamo dalla Scandone stasera già il risultato, diciamo, di vittoria, però abbiamo avuto contro una squadra che di qualità non la scoprivamo stasera. L'anno scorso ha vinto lo scudetto, è prima in classifica, quindi direi che la Scandone ha giocato, diciamo, in modo come ci aspettavamo. È venuto a mancare, come dicevo prima, quando il tiro a cronometro fermo, si dice così, e quindi, insomma, questo ci ha penalizzato molto, però direi recuperabile. Se la Scandone gioca come sa, una partita di ritorno sarà una partita da seguire con attenzione. Presidente, un'ultima, forse a questo ciclo tecnico davvero manca soltanto la ciliegina sulla torta, che è un trofeo, questo poteva essere un'altra occasione. Vabbè, può darsi che oltre alla, che non è ancora finita, insomma, l'avventura in Coppa, però poi ci saranno i play-off, speriamo che l'anno scorso Venezia, che qua, diciamo, agli ultimi secondi, insomma, ci ha eliminato, può darsi che quest'anno, insomma, potremmo rifarci e magari pensare in grande a quello che poi potrebbe essere. Speriamo che vada tutto nel migliore dei modi, però già essere qui, essere nell'elite del basket, credo che sia un grande segnale per Avellino, per la provincia, e quindi dobbiamo ringraziare la società, e quindi Gian Andrea De Cesare. E obiettivo rimonta, quindi grazie al presidente Sibilia per essere stato con noi. Abbiamo anche l'ex presidente della Scandone, ospite anche nel corso di Sottocanestro, Carmine Cardillo. Le prime sensazioni dopo questa sconfitta in gara 1? Ma le prime sensazioni è che abbiamo incontrato una squadra molto quadrata, la conoscevamo già, quindi sicuramente Venezia, credo, in questo momento ha qualcosa più di noi, che andiamo molto di più su folate, entusiasmo, e mentre loro, insomma, sembrano realmente una corazzata. Non so se ci stavano gli 8 punti, perché magari potevamo sfruttare meglio qualche occasione, però credo che alla fine abbiano vinto meritatamente.
Si sono ripresentati alcuni limiti per la Sidigas, chiaro che però dall'altra parte c'era Venezia, forse l'insistenza nel primo tempo su Fesenco, anche perché determinava vantaggi nel pitturato, la costanza forse della ricerca di Fesenco non ha pagato nel corso del match, perché effettivamente negli ultimi minuti ha pagato dazio a livello fisico. Sì, però quando non entra il tiro dalla lunga, credo che dare la palla a Fesenga sia quasi un'assicurazione del canestro del fallo. Poi quando ti vengono a mancare i tiri liberi del tuo migliore realizzatore, è normale che poi alla fine ti crea qualche problema. Non credo che abbiamo perso per i tiri liberi sbagliati, anche se poi se vai a fare la somma e vedi che più o meno quelli sono i tiri liberi che abbiamo sbagliato, però ti ripeto, credo che la solidità di Venezia abbia fatto la differenza, tenendo la possibilità di ruotare 10 giocatori che a differenza nostra probabilmente l'entrata in campo non dà differenza rispetto ai 5 di partenza. Quando noi facciamo ruotare il quintetto abbiamo problemi, quando li fa ruotare Venezia non cambia niente. E allora grazie anche a Carmine Cardillo, che salutiamo ancora una volta. Linea che torna a te, Angelo. Sì, allora non so se possiamo già mandare in onda il coach di Venezia, Walter De Raffaele. No, mi dicono di no. Tra poco ascolteremo il coach veneto e anche Stefano Sacripanti. Queste insomma saranno le prime voci che arriveranno dalla sala stampa del Pala del Mauro. Ricordo ancora una volta il finale 69-77 per l'Umana Reyer Venezia, che così si aggiudica gara 1 della finale di FIBA Europe Cup, la quarta competizione internazionale per importanza, per prestigio del basket europeo. Comunque una vetrina estremamente importante, estremamente significativa per la Sidigas Scandone Avellino sul panorama internazionale, dopo la partecipazione all'Eurolega nel 2008 e l'anno scorso e anche quest'anno, quando però è uscita dopo la prima fase alla Basketball Champions League. La Scandone dunque inizia ad assumere un peso importante nello scenario internazionale, nella dimensione internazionale del basket europeo. Tra poco, dicevo, le conferenze stampa. Ritorniamo da Carmine Quaglia, in attesa ancora di qualche ospite che si è magari intrattenuto lì all'esterno del Pala del Mauro. Carmine, scambiamo qualche considerazione. Venezia, lo avete detto tu, i tuoi ospiti, che si mostra squadra estremamente solida, questa è la sensazione che danno i lagunari. Secondo te, al di là della solidità, qual è stata la chiave della vittoria di Venezia stasera? Abbiamo anche un'incursione dei tifosi, le sensazioni un po' di questo risultato? È molto amara, una brutta partita. Diciamo che il Venezia ha fatto un'ottima partita, ha giocato bene, noi siamo stati combattivi, però non siamo stati altrettanto forti da poterlo battere. Diciamo che ce ne andiamo con un'amara delusione. Le sensazioni per il ritorno ora, considerazione ovviamente di una rimonta che è possibile perché sono soltanto 9 i punti da realizzare in più, però c'è comunque Venezia di fronte. Sicuramente, spero che ora andranno lì sul campo a combattere, ovviamente quando c'è una perdita alle spalle si va con un altro spirito, speriamo che possa andare bene. Chi non ti è piaciuto in serata? Beh, molti pochi tiri da tre, quelli fatti non sono andati a buon fine, il Venezia è stato molto più in gamba, un po' di distrazione, un po' di malumore durante la partita, però devo dire la verità, i ragazzi hanno stretto i denti, il tifo era forte, quindi hanno stretto i denti per il tifo. Benissimo, grazie a te per essere stata con noi, sentiamo anche l'architetto genovese Angelo, insomma qui andiamo anche di corsa, abbiamo tanti ospiti. Architetto, un peccato per la Sidigas perché gara 1 in casa risultava decisiva nell'aggregato.
Buonasera a tutti. Allora, se ti riferisci al fatto di aver giocato una finale in questo momento, non mi sento di dire che è un peccato, perché noi siamo la città di Avellino e in questo momento abbiamo avuto l'onore di poter partecipare a una finale europea e mi sembra già un risultato eccellente. Entrando un po' in quello che è successo oggi, sicuramente un po' di amaro in bocca c'è. E soprattutto per i 10 punti, non tanto per la sconfitta, perché sulle due gare sappiamo benissimo che quello che conta poi è il risultato della seconda gara, quindi chiudere con un parziale in attivo e in positivo di 2, 3, 5 punti non avrebbe cambiato nulla. Un parziale come questo già comincia a essere preoccupante, però in questi casi viene fuori solo una cosa, viene fuori l'orgoglio bianco-verde, quindi è l'unica cosa a cui possiamo attaccarci per sperare di portare in Irpinia questo trofeo, insomma, questo qui è un po' la cosa. In prepartita ho comunque chiarito che questo è un appuntamento con la storia, quindi non c'è dubbio che per la City Gas Avellino questo è comunque un momento da vivere appieno al di là del risultato, però è chiaro che l'ambizione ora per la Sidigas è di trovare le condizioni giuste per determinare la rimonta, che può nascere forse con una folata iniziale. Credo che sia questo ormai l'obiettivo per la Sidigas, entrare con l'impatto che comunque questa Sidigas ha registrato in avvio, dove il Del Mauro si è confermato una cornice paurosa. Assolutamente, e credo che hai letto anche un po' la chiave, hai indicato anche un po' la chiave della partita di oggi, cioè io immagino che il piano partita prevedeva una partenza che ci dava un pochino di tranquillità, ci dava qualche punto di vantaggio. In realtà non ci siamo riusciti, perché Venezia, con la sua regolarità nel gioco e nei punti, è riuscita a mantenere un trend che poi alla lunga noi non siamo stati in grado di recuperare. Ci siamo avvicinati a meno 2, ci abbiamo anche creduto, però la regolarità, anche un po' l'essere cinici che ha Venezia alla fine ha portato il risultato a loro, forse con una differenza canestri non tanto reale rispetto al gioco visto in campo, perché io ho visto comunque una squadra, la nostra, che ha giocato veramente al massimo dell'impegno. Non possiamo dire che non l'abbiamo giocata la partita. Forse è proprio questa la differenza, noi giocando al massimo e loro giocando una partita quasi perfetta ci stanno 8-9 punti di differenza, probabilmente un po' questa proprio la chiave. Nulla è perduto, siamo dei lupi noi, quindi siamo abituati alle imprese impossibili, vediamo un po' che cosa succede a Venezia. Con fiducia quindi a Mestre, al Taliercio. Grazie architetto per essere stato con noi. Angelo, torniamo un attimo con te, anche con le considerazioni, abbiamo anche altri tifosi, quindi possiamo aggiungerli. Marco Festa sempre attivissimo, un po' di considerazioni su quanto avvenuto. In realtà è stata una bella partita, sono convinto che comunque al ritorno ce la farà tranquillamente la Scandone. L'unica cosa che stasera l'ho vista un po' non come sempre, però sono convinto che recupererà, perché è una squadra forte, ha fatto un bel campionato e poi è l'orgoglio di noi irpini. Quindi... C'è però forse un po' nell'ambiente il rammarico di quanto vissuto in modo negativo purtroppo a Firenze in Coppa Italia, e da lì la spirale sembra sempre negativa, ovvero una squadra che non ha trovato forse modo per strappare davvero con il passato. E anche oggi Venezia è una squadra fortissima, forse giocherà la finale scudetto con Milano, ma è anche la carica dell'ambiente che non riesce a spronare forse la squadra biancoverde a trovare qualche punto di discontinuità. No, in realtà è indubbiamente il passato è il passato, però credo che la squadra a tutti i canoni a posto, che comunque riuscirà a recuperare, sono convintissimo di questo. Nonostante ciò abbiamo giocato contro una squadra che è forte, perché comunque il Venezia è una bella squadra, ma la Scandone è comunque superiore, anche perché c'era dei calciatori, degli sportivi che comunque sono persone in gambe all'altezza della situazione. Sicuramente ce la farà, in bocca al lupo, Crepi. Grazie, allora salutiamo anche questo tifoso. Angelo, possiamo quindi conversare insieme su quello che è stato il match tra Avellino e Venezia, anche avvicinandoci già a gara 2. Sì, allora dicevo, una Scandone Carmine costretta di fatto sempre ad inseguire al di là
del finale del primo quarto, 25-25, Venezia che ha mostrato grande solidità, e ti chiedevo qual è stata secondo te, a tuo avviso, la chiave della vittoria dei Lagunari. È stata rappresentata poco fa anche dall'architetto genovese la regolarità delle giocate, intermittenza, giocate interne, giocate esterne, soprattutto con una fluidità che ormai Venezia ha trovato da diverse settimane. Viaggia nelle ultime 6 con 5 vittorie, ha pagato soltanto con il Donald Groningen, in cui ha amministrato i 10 punti di vantaggio dell'andata in semifinale di Europe Cup. È un percorso magico e prima in classifica Venezia, non dimentichiamolo. Quando accenno ovviamente a qualcosa che poteva fare in più Avellino, è semplicemente per trovare qualcosa in più da parte bianco-verde. Venezia ha il merito e il valore di quello che comunque ha costruito con il corso degli anni, addirittura è comunque campione d'Italia. Avellino poteva creare le condizioni per una discontinuità forse con Fesenco e Laval in difesa è rimasto molto dietro nelle rotazioni, ha pagato dazio ad esempio in questi aspetti, e per certi versi anche il secondo tempo, l'intensità, le difficoltà ad esempio di Fittipaldo nel playmaking hanno condizionato alla lunga il match. Abbiamo altri tifosi, li avviciniamo al microfono, grazie a Marco Festa, è pronto anche Salvatore Miano per un commento. Una sconfitta un po' disattesa, perché comunque il ritardo è netto rispetto a quello che poi si vedrà anche al ritorno. Il discorso è che Venezia è troppo per Avellino in questo momento, panchina lunghissima, rotazione, può permettersi di giocare anche con la panchina. Avellino stasera non ha avuto quello che doveva avere dai suoi, dagli esterni. Nell'aria è un po' con Fresengo, però diciamo così, poco in questo momento, è difficile, è vero, tutto è possibile il ritorno. Per me, io ci penso che può giocarsela fino alla fine. Ecco, per sensazioni, dove Avellino può insistere e trovare la forza per ribaltare il risultato? Vabbè, stasera non ha avuto niente dagli esterni, cioè si è visto gli esterni proprio stasera, la prima tripla di Ricci a 3 minuti dalla fine, questo denota proprio che stasera Avellino, o la tensione della partita, la finale, può darsi pure, può darsi che a Venezia, sai, ormai non c'ha niente da perdere e se la giocano a viso aperto. 8 punti non è 18, è più semplice recuperare 8 punti che giocare nel pitturato, perché è l'unica soluzione, sperando che, però si sa, Fresengo non riesce a reggere 40 minuti, 30, quello è. Comunque io spero di sì, dai, ci si può fare. Benissimo, grazie anche al tifoso Salvatore Miano, e quindi Angelo, apriamo il contesto match anche con Salvatore. Effettivamente parlavamo poco fa con Angelo da studio, Rich e Fesenco, sempre aghi della bilancia effettivamente per gli esterni e per i lunghi bianco-verdi. Fesenco ha retto quanto ha potuto, poi le difficoltà difensive di Laval che restava sempre dietro con show aggressivi dalla punta, e per quanto riguarda Rich, costanti errori a cronometro fermo che per il miglior marcatore del campionato sembrano assurdità. Sì, peraltro hai centrato bene, perché guardando le statistiche gli unici che hanno un plus minus positivo sono stati proprio Fesenco, che però ha giocato 23 minuti e si è sfiancato, l'ha sottolineato anche Pino Sacripanti, e Rich la stessa cosa, il giocatore che Avellino non può farne assolutamente a meno. Dagli altri giocatori si è avuto effettivamente ben poco, e un po' sinceramente mi sarei aspettato anche da qualche rotazione un po' più ampia da parte di Sacripanti, forse inserire un po' d'Ercole, che ha giocato soltanto 7 minuti, che è stato il migliore in campo domenica sera contro Cavo d'Orlando. Ha detto il coach, perché ti riporto le sue testuali parole, ha detto che in quei pochi minuti in cui è stato in campo non ha dato quanto si aspettasse. Però sinceramente, se da poco d'Ercole lo fa giocare 7 minuti, allora è di Fittipaldi e di Figlioli che ci hanno dato pochissimo. C'è ben poco, c'è tutt'altro da dire secondo me. Poi tra l'altro c'è una gara 2 con le difficoltà che paleserà ovviamente anche nella conferenza stampa che ascolteremo coach Sacripanti. Possiamo tornare con Angelo da studio, mi dicono dalla regia. Sì, Carmine, una domanda per te, per Salvatore. Abbiamo parlato
della Scandone, sostanzialmente della buona prova di Fesenco, del fatto che sia mancato un altro realizzatore stasera a supporto di Figlioi, come sia sottotono, e lo stesso Jason Rich non viva un grande momento di forma. Dall'altra parte, per Venezia, da sottolineare credo le prestazioni in particolare di Dominic Johnson e di Austin Day. Austin Day, tra l'altro, limitato dal quarto fallo e quindi addirittura poteva viaggiare a cifre mostruose nel match. Dominic Johnson ha cercato ad Avellino per due sessioni estive di mercato e il mercato torna ad attualità, perché effettivamente se da una parte arrivano Jenkins in corsa, Austin Day, Avellino resta limitata al suo pacchetto firmato praticamente in estate, se non fosse per l'aggiunta di Laval preso da infortunato e di Ortner che è durato a gettone, la difficoltà si palesa e forse soprattutto nel reparto esterni in cabina di regia. Sì, ma considera pure che Venezia anche Edgar Sosa che è fuori dalle rotazioni per problemi di passaporto. Carmine, noi stiamo dicendo dal mese di ottobre, questa è una squadra che ha bisogno di un playmaker, perché Fittipaldi, con tutto il bene che gli vogliamo, sinceramente ha avuto ben troppe prove d'appello e non ci sta dando niente. Io vorrei sempre vedere comunque una squadra con un playmaker fortissimo e Figlioi che entra dalla panchina. Forse vedendo così la cosa, questa squadra potrebbe assumere dei connotati completamente diversi. Poi il buon Alberani dice sempre che aspettiamo di prendere un giocatore, aspettiamo un crack, però è dal mese di settembre che questa squadra palesa dei limiti fisici e tecnici, c'è bisogno assolutamente di un giocatore, però non lo prendono perché secondo loro la squadra va bene così. Per me assolutamente no, c'è bisogno di un giocatore, c'è bisogno di un esterno, perché il problema è degli esterni, Carmine, non è assolutamente sotto canestro, perché il Fesenco, il Lavallo di turno più o meno fanno sempre il loro contributo ad anno, eccezione fatta per Laval per questa sera, però non so cosa si aspetti più a prendere, a ricorrere al mercato e a prendere un nuovo giocatore. Aggiungiamo che se Avellino ha intenzione di restare nell'elite, forse questo lo osserva bene, se punta a vincere forse non basta più, perché sembra effettivamente in calo. Da Firenze in poi è netto il calo per risultati oltre che per prestazioni della Sidigas Avellino. Angelo, torniamo a te, poi ci troviamo tra un po', stacchiamo un attimo dalla camera. Ok, allora grazie Carmine, ci troviamo perfettamente con i tempi perché abbiamo la possibilità dei primi contributi dalla sala stampa del Del Mauro. Ascoltiamo il coach della Sidigas Scandone Avellino, Stefano Sacripanti e Dez Wells. È inglese per la FIBA? Okay, facciamo un minuto in inglese, poi dopo andiamo in italiano. The tradition for Venice because they play a great game, very intense. They score every time they on the 3 points, and I think that in the first 20 minutes they are a little bit softer, especially in defense for the pick and roll and the 1-on-1. On the second period of the game, we are more aggressive, play better in defense, we close. More the close out and every penetration, but we miss a lot of shots on the free throws and the free points. Okay, parliamo italiano. Allora, alcune considerazioni. La prima è che Venezia ha fatto una grande partita, sicuramente sono stati molto bravi. Hanno avuto percentuale 3 punti molto alta, ci hanno punito su ogni cosa. Noi abbiamo fatto una buona partita in attacco nei primi 20 minuti, ma siamo stati troppo soft in difesa nei primi 20, lasciando troppa separazione alla palla, lavorando male sui pick and roll e soprattutto sull'uno contro uno senza spendere falli. E la cosa mi ha abbastanza infastidito. Noi nei primi 2 quarti non siamo arrivati neanche in bonus, prendendo tanti canestri. Negli altri 20 minuti è cambiata la partita, siamo stati più intensi, siamo stati più sulle linee di passaggio, abbiamo messo molto più il corpo sull'uno contro uno, sui pick and roll. Però eravamo 8 punti da recuperare, ogni tanto un po' di frenesia, però anche tanti tiri aperti non segnati, 8 tiri liberi sbagliati. Chiaro che quando giochi contro una squadra oggettivamente di questa qualità, che è una qualità altissima, non puoi permetterti niente di questi errori, non puoi permettere di giocare 20 minuti troppo soft a livello difensivo senza spendere i falli. Non puoi permettere di sbagliarti dei tiri aperti come quelli che abbiamo creato e tanti tiri liberi. Detto questo, però
c'è una finale da fare in maniera molto forte, ci sono 8 punti da recuperare, bisogna andare là e vincere di 10 e bisogna crederci fino in fondo, giocando con intensità difensiva degli ultimi 20 minuti e con la qualità offensiva dei primi 20, questo per 40 minuti. Sappiamo che giochiamo davanti a casa loro, sappiamo che secondo me loro sono una squadra di altissimo livello, con grande qualità, oggi hanno tirato con percentuali molto alte, un minimo all'inizio per merito nostro, ma tanto per merito loro, però è a pallacanestro, sono 40 minuti, dobbiamo fare una partita perfetta, dobbiamo partire da qua credendoci fino in fondo che ce la possiamo fare, poi se non ce la faremo li applaudiremo perché sono stati loro più bravi. Domande? Comunque come adesso ha fatto il campionato, in un certo qual senso dipende da Fisenco, c'è proprio un atteggiamento differente quando Chiro è in campo e quando invece c'è. Sì, situazione corretta, l'unico problema è che non voglio ripetermi troppo, ho già fatto 23 minuti e già nel secondo quarto, nel terzo e nel quarto quarto, quando sta troppi minuti in campo non è più lo stesso, non può superare una soglia di minuti per un discorso che ormai sappiamo già a memoria per il proprio ginocchio e dobbiamo essere bravi quando lui scende ad avere più alternative, soprattutto a livello offensivo. Oggi in realtà anche a livello difensivo, tranne proprio alla fine quando dopo lui onestamente non ha nelle gambe tutti questi minuti, ha fatto un po' di fatica, insomma ci ha dato una mano all'inizio chiudendo bene il ferro. In vista della gara di ritorno, in cosa può migliorare la squadra? È in quello che ho detto prima, cioè tanto avere un approccio difensivo molto più forte dall'inizio della palla 2, perché abbiamo iniziato con del basket champagne da parte di tutte e due le parti, però poco corpo, poco menare, pochi gomiti addosso, troppa separazione alla palla, troppi uno contro uno facili. Ma è chiaro che loro sono, ripeto, non bravi, sono bravissimi questi qua. Giocano a pallacanestro ottima, hanno chiunque entra, esce, dà grande apporto. Però sicuramente un approccio difensivo dove tu devi dar tutto per 40 minuti con una difesa migliore. E in attacco è banale, però quando non devi sbagliare i liberi, tu i tiri aperti che fai li devi segnare. Oggi è vero che hai perso 14 palloni, di cui 9 nei primi due quarti, però alla fine è anche, non dico normale, però 10-11 li dai per scontati, sono il minimo da perdere con una partita del genere, quindi bisogna avere grande mentalità sotto questo aspetto. Spero onestamente, da quello che ho detto prima a tutta la squadra, anche a Fisenco, anche alla Val, ho bisogno di allenarmi un po' insieme, perché se vogliamo mettere a posto il pick and roll difensivo con i lunghi che stanno in panchina non allenandosi, non ce la facciamo a livello teorico se andiamo a fare il corso allenatori e non facciamo quello che è in campo. Coach, ora penserai più a Sassari oppure sulla... Beh, in questo momento sto pensando alla partita che è finita, a Sassari ci penserò neanche domani lavoriamo ancora su questa partita qua, perché voglio far vedere gli errori immediato a caldo per dopo girare la pagina e ritrovarci lunedì. Da venerdì si penserà a Sassari, che è una squadra da tantissimo talento offensivo, e vedremo anche sotto un punto di vista prettamente medico se riusciamo a fare allenamento e prepararci bene. E poi ti volevo chiedere se eri soddisfatto della prova del coppia Filloi di Paldo, da cui ci saremmo aspettati molto di più. Ma no, io credo che sia un discorso molto più generale di tutta la squadra. La squadra ha espresso una bella pallacanestro per i primi 20 minuti offensiva e troppo soft in difesa, al contrario negli altri 20 minuti. Io credo che sia un po' un discorso chiaro, che dopo è abbastanza banale. Se facciamo un paio di bombette in più quando eravamo aperti e qualche soluzione migliore, anche da parte di Bruno e di Ade era... ci avrebbe dato una mano, però la vedo più su un discorso complessivo di squadra, non tanto su un concetto individuale dello spot del playmaker. Senti Pino, sul piano delle rotazioni si notano questi 7 minuti di Nempole, come mai? Un motivo particolare? Beh, perché mi sembrava che quando è entrato nei primi due quarti lui è sempre stato un grande gladiatore, ci ha portato
oggi onestamente avevamo bisogno di qualcuno che creasse. Rich c'era, Wells c'era, avevamo bisogno di un po' più di corpo. Non mi sembra che nei minuti che sia stato in campo nei primi 20 ci abbia dato qualche svolta di nessun tipo, né difensivo né offensivo, senza nulla togliere a Lorenzo che sta facendo benissimo, ecco, però oggettivamente mi sembra un dato abbastanza oggettivo quello che è successo sul campo. I tempi di recupero del Diaye quali sono? No, io non ci penso neanche, secondo me Ndaye ha finito il campionato. Questa è la mia personale opinione, come dicevo che secondo me doveva essere operato immediatamente, però non sono un dottore, lo dirà meglio il dottore. Io per quello che mi riguarda non lo aspetto minimamente, fa fatica ancora adesso a appoggiare il piede per terra, quindi insomma. Senti, in previsione dei play-off, non lo so, parliamo con Alberani di questo, oggettivamente. Senza essere scortese, non mi sembra il momento adesso di parlare di questo. Adesso c'è in testa di fare bene la partita di Sassari e dare una mentalità molto forte, come ho provato a fare anche a fine partita la squadra, che 8 punti, bisogna recuperarli, bisogna andare a vincerla. Liberiamo il coach, grazie. Prego. Uscendo la Dubba ha gridato che crede ancora nell'impresa. Chiudiamo con una parentesi di ottimismo. Voi ci credete all'impresa? No, è quello che ho detto adesso. Dobbiamo andare là e vincere di 10. 9, ecco. Però dobbiamo andare là e provarci tutti i costi. Sono 20-40 minuti da giocare. Bisogna fare la partita perfetta contro una squadra molto forte. Vedremo cosa succede. Però bisogna crederci fino in fondo. È un'occasione unica. E poi lo ripeto ancora. Loro sono una grande squadra. Quindi se pensavamo che fosse facile, pensavamo male. Quindi bisogna crederci in tutti i modi fino all'ultimo secondo. Poi se non ce la faremo le applaudiremo perché sono una grande squadra. Però dobbiamo fare 40 minuti di difesa come abbiamo fatto gli ultimi 20. Bisogna creare le occasioni che abbiamo fatto oggi, però mettendo dentro la palla. È banale, ma è così. Grazie. Vi ringrazio molto. Allora, questo era coach Sacripanti. Venezia ha fatto una grande partita, soprattutto nel tiro da 3 punti. Noi troppo soft in difesa, specie nei primi 20 minuti, ma dobbiamo crederci nel ritorno, anche se dobbiamo fare la partita perfetta. Siamo pronti per tornare in sala stampa al Del Mauro con Dez Wells. I think we played a hard fought game. We missed a lot of good shots that we had that we took. We missed a lot of open shots that we had, but you know a couple of our players didn't play their usual game tonight, you know, and we know they'll be back next week and they'll be prepared and you know they'll be back to themselves and make the shots that I know they can make and you know we missed a lot of good shots. We had a lot of open looks that we missed and I give credit to Venice. They came in and they handle business and they made a lot of good shots and they play hard. And so for me, I think that, you know, we can use this as a stepping stone, you know, going into Venice and watching the film and we can really dissect all the things that we didn't do well. And we can get to a point where we, you know, go over the defensive scheme and, you know, go back to the drawing board and see what we could do better, you know, to be more prepared next time we play them. Ok, è stata una partita molto difficile, noi abbiamo sbagliato parecchi tiri aperti, ma sono convinto del fatto che la prossima settimana a Venezia molti dei nostri giocatori che oggi hanno sbagliato tiri che solitamente non sbagliano, sono convinto che la prossima settimana a Venezia non succederà lo stesso, ma quei tiri li metteranno. A partire da domani cominceremo a guardare video, lavoreremo sugli aspetti difensivi che questa sera non sono andati molto bene, ma dobbiamo crederci, dobbiamo recuperare questi 8 punti ed è tutto rimandato a mercoledì prossimo. Ok, questions? Sì, a parte come vi ho detto, questi tiri che hanno sbagliato anche dalla lunetta, secondo lui Venezia che cosa ha avuto in più stasera, da punto di vista tecnico, fisico, qual è stato il valore? What do you think Venice had more than you from the point of view of defense, offense, tactic? I think they made more shots than us tonight. Their players came off the bench. They played well. They made some timely shots. And you know, like I said, a lot of our guys didn't have their usual night. You know, Lolo comes off the bench and he gives us a lot of energy and he makes shots. Ariel. You know, Bruno, if you tell me that Ariel and Bruno are going to have like 2 points
you know, I never think that, you know. So, like I said, those guys, they'll be ready to play next week, you know. They, I trust those guys, and I know that those guys are warriors, and they'll be ready to bounce back. So, in my eyes, they made more shots than us. Because in the second half, they only scored 29 points, you know. But for us, we didn't, you know, we got down in the first half, you know, going into halftime, and that hurt us a lot. But, you know, I would say they made more shots than us, and some of our guys, you know, Tommy didn't have his usual night. A lot of our guys didn't have their usual night. And, you know, I'm sure next week they'll be prepared, and, you know, they'll be ready to bounce back. Come dicevo prima, sicuramente hanno messo a segno tiri aperti rispetto a noi, questo ha fatto la differenza rispetto al nostro modo di giocare, ma sono anche convinto, come dicevo prima, che molti dei nostri ragazzi come Bruno Fittipaldo, come Lollo D'Ercole, che solitamente si alza dalla panchina e fa la differenza, mercoledì prossimo ci saranno. Ho fiducia nella mia squadra, so che nonostante Venezia sia un buon team che dà il suo apporto anche soprattutto con la panchina, sono convinto che noi risponderemo presente mercoledì prossimo. Voglio chiedere, sì, quanto potrà pesare questa partita su quello che giocherà domenica, che è fondamentale per il campionato. Do you think this loss can influence next game also in Italian Championship? Can influence you in some way, the team? No, I think we do a good job of separating, you know, the cup from the Italian League. And you know, it's going to be kind of hard to do that now we're playing Venice, but I think we understand what's at stake in both arenas, you know, when we play in an Italian championship and in a cup. You know, we want to finish out the season well and with the Italian league, and we want to win this cup. So it's just about us being prepared and, you know, just paying attention to whatever coach has to say to us and bouncing back, like I said. No, fino a questo momento abbiamo fatto un buon lavoro nel tenere le due coppe separate. Ovvio che ci stiamo concentrando molto sul campionato perché vogliamo finirlo nel migliore dei modi, ma allo stesso tempo abbiamo la partita importante di mercoledì a cui pensare. Comunque non influenzerà sicuramente la partita di domenica contro Sassari. Other questions? Thank you, Des. Ok, allora con Dez Wells chiudiamo il blocco scandone per quanto riguarda la sala stampa. Tra poco andremo ad ascoltare anche Austin Day, grande protagonista della serata, e il coach di Venezia, Walter De Raffaele. Avete visto prima nel two box le immagini anche sul patron della Sidigas Scandone che si intratteneva lì al Del Mauro, Gianandrea De Cesare. Chissà che non lo riusciamo ad avere al microfono di Carmine Quaglia, dal quale ritorno per commentare un attimo, Carmine, le parole di Sacripanti. Venezia ha fatto una grande partita, soprattutto nel tiro da tre. Noi troppo soft in difesa, specie nei primi 20. Bisogna crederci nel ritorno, ma serve la partita perfetta. E poi un po' deluso dai 7 minuti di Lollo D'Ercole, Sacripanti. Mi aspettavo più corpo, queste le sue parole, dalla prestazione di D'Ercole. Commentiamo un po' queste parole e poi andiamo a sentire De Raffaele Day. Beh, soprattutto su D'Ercole ci aspettavamo tutti un minutaggio diverso, poi che da parte del coach sia stata la valutazione dell'assenza di corpo, di forza fisica da parte del giocatore toscano, è la conferma insomma dei minuti, perché 7 minuti appena per un uomo che appena 3 giorni prima aveva deciso l'overtime di Capodorlando, sinceramente non ci aspettavamo un minutaggio di questo tipo. Decisione del coach, ma dall'altra parte anche da parte nostra commentare e giudicare su un'assenza di fatto dal campo rispetto alle rotazioni previste nelle ultime settimane. In aggiunta, per diverso tempo D'Ercole ha fatto parte anche del quintetto base, Lino poi ha deciso di inserirlo soltanto nella seconda rotazione e invece in questo caso è rimasto addirittura fuori soltanto 7 minuti, che restano davvero particolari e da annotare al referto. Carmine, hai sguinzagliato Marco Festa per vedere se riesce a portare al microfono Gianandrea De Cesare? Ci proviamo, anche se credo che sia andato via, come al solito lo sa insomma il pubblico di Sottocanestro e di 8 Channel, il patron della Sidigas parla molto molto poco. Tentiamo ovviamente anche un ultimo passaggio e chiedo ovviamente a Marco Festa di riprovarci, ci ha già provato. Va bene, allora in attesa poi di chiudere con il collegamento, l'ultimo dall'esterno del Del Mauro, con te e con Marco Festa, andiamo a sentire le parole di Austin Day e di Walter De Raffaele.
conference after the FIBA Europe Cup final game between City Castavellino and Umana Rayer Venezia. We start with Austin consideration about the game. I thought we played a great game defensively. I think that we did a lot of good things on defense, and it led to our offense. As you can see, we have a really well-balanced team, so it really showed tonight that the things we can do on offense and on defensive end. Abbiamo giocato un'ottima partita, abbiamo fatto buone cose sia in attacco che in difesa. Credo che entrambe siamo squadre molto equilibrate, ma noi abbiamo dimostrato di avere un qualcosa in più stasera. Questions? Ok, Austin, thank you. Quick. Qua facciamo la prima parte in inglese e poi passiamo in italiano. Prego. I agree with Austin. I think that we play a tough team for 40 minutes, and one of the most important things is that we really bring something from everybody, from the bench and from the starters, and this allow to play really average minutes from everybody. It's only the first part of this final, but I think that we deserve this game, and we think to the next league game now. Sono d'accordo con il mio giocatore, abbiamo fatto buone cose, in particolar modo mi ha fatto piacere notare l'apporto che tutti hanno dato in questa partita, cominciando dal quintetto e terminando con la panchina. È soltanto la prima parte, però è sicuramente un buon inizio. Ok, domande? Beh, riprendo un po' quello che ho appena detto, nel senso che è naturale che siamo contenti, vincere Avellino contro una grande squadra non è mai facile, ci conosciamo, però sappiamo che è sempre una partita difficile. Credo che abbiamo giocato una partita molto solida per 40 minuti, a tratti controllando la partita, e credo che la cosa importante sia che tutti abbiano dato un apporto, sia quelli della panchina che quelli in quintetta. Abbiamo sistemato qualcosa all'intervallo e credo che dovremo fare ancora aggiustamenti per il ritorno, però ripeto, siamo molto contenti di questa vittoria, perché è solo la prima parte di questa finale, però ce ne andiamo con una vittoria, quindi è importante aver dimostrato di avere questa solidità mentale arrivando da un periodo così difficile, di partite, e credo che alla fine nei 40 minuti abbiamo meritato questa vittoria, forse anche, ora devo rivederla, ma sprecando un paio di possessi che potevano magari dilatare questo distacco. Però ripeto, torniamo a casa, adesso dobbiamo concentrarci, recuperare energie per la partita di campionato di domenica, perché è incredibile che dobbiamo ogni tre giorni giocarsi una finale con in mezzo una partita di campionato, però così è, e quindi andiamo avanti. All'inizio del terzo quarto è stato forse l'unico momento in cui non avete controllato la partita. Ma credo che fosse naturale che Avellino mettesse più pressione, provasse a rientrare. C'è da dire che inizio terzo quarto noi abbiamo avuto subito i falli di Austin Day, terzo e quarto fallo uno dietro l'altro, ci siamo abbassati nuovamente. Avellino è stata brava a trovare un po' di canestri. Credo che proprio in quel momento, quando l'inerzia era un po' girata, siamo stati equilibrati e solidi nel riprenderla, invece l'inerzia muovendo la palla, trovando sempre un passaggio in più. Questa è dimostrazione di equilibrio, però ripeto, è la prima parte di questa finale, quindi la mettiamo lì. E poi ti voglio chiederle la partita di Cerilla, che secondo me è stato un giocatore con maggiore solidità questa sera, in attacco ha fatto dei ruoli fondamentali e anche in difesa. Sì, devo dire che Bruno obiettivamente ha un periodo che sta giocando molto bene, non a caso parte in quintetto, perché c'è molta meritocrazia e credo che questo sia importante per i giocatori. Lui se l'è guadagnato, sappiamo quanto il suo spirito di sacrificio difensivo sia importante in ogni squadra dove ha giocato. Adesso sta trovando anche i suoi tiri in attacco e soprattutto ci permette di avere un giocatore in più nelle rotazioni, perché comunque Ramos sta ancora cercando di ritrovare la condizione, lo stesso succede per Jenkins che ha avuto dei problemi, quindi siamo contenti per lui, ma soprattutto per noi. 8 punti la fanno, diciamo, un po' dormire tranquilla rispetto a... Ma diciamo che è meglio vincere che perdere, però, come direbbe, non è mai con Avellino, sono sempre partite difficili. Ripeto, è la prima parte, è vero che giochiamo in casa, dobbiamo sistemare qualcosa, però sarei anche un ipocrita che se dicessi che è uguale. Siamo contenti perché soprattutto ci siamo dimostrati di poter fare la partita, questa era la cosa a cui tenevamo più di tutti. Altre domande? Coach, rispetto al match di campionato, si è visto una Venezia veramente molto più forte, molto, cioè
molto più compatta rispetto a... Ma siamo, devo dire che, ripeto, arriviamo da due settimane veramente tostissime, come del resto Avellino, stiamo giocando comunque con grande continuità. Credo che la cosa migliore sia in assoluto il senso di squadra. Cioè, questa è una squadra, c'è poco da fare, una squadra che si sacrifica, una squadra che... io ho tanti giocatori, è vero, tanti magari giocano meno, però fortunatamente alleno giocatori che capiscono che l'obiettivo è vincere, e quindi questo mi dà un equilibrio di squadra che poi nei momenti difficili riesce a essere molto solido, perché non viviamo né di egoismi, né di personalismi, né di minutaggi. Questo ci serve per questa partita, ci servirà spero per i playoff, ma si concretizza credo in questo modo di giocare, che è fatto di passaggi delle volte, e questa è la cosa che più mi fa contento, perché comunque essendo un allenatore mi piace anche vedere le cose fatte, al di là poi che siamo tutti attenti a vincere, a vincere, a vincere, però insomma c'è anche questo, ecco. Va bene così? Grazie coach. Grazie a voi. E allora, questo era Walter De Raffaele. Vincere ad Avellino non è mai facile, ma stasera siamo stati particolarmente solidi, ma siamo soltanto a metà dell'opera. Torniamo in chiusura da Carmine Quaglia e Marco Festa, che vedo in compagnia, mi sembra, del general manager Alberani. A voi. Sì, ci è raggiunto Marco Festa con l'editore sportivo Nicola Alberani per il commento finale di questa prima gara. Gara 1 che si chiude con questo svantaggio, però per ripartire con fiducia alla Sidigas verso il Taliercio. Assolutamente, perché 8 punti non sono niente di che. Noi partiremo subito concentrati a Venezia con grande intensità. C'è rammarico perché siamo stati, diciamo, carenti in alcuni aspetti del gioco, anche al tiro e tiri liberi, che solitamente sono pecche che non abbiamo, però purtroppo stasera non si è infilato, è un grosso rammarico. Passaggio forse decisivo, il 52-54 con i canestri di Wells. Senza time out Venezia riparte con aggressività, nonostante un Del Mauro che si è incendiato nuovamente, perché davvero cornice di pubblico invidiabile, e anche in quel caso parziale secco, torna avanti quasi in doppia cifra e diciamo che gestisce il match. Sì, loro sono stati veramente impressionanti nel ruotare 11 giocatori, con quello che ha giocato meno mi sembra quasi 13 minuti, quindi veramente una squadra infinita, bravissimo De Raffaele, sono veramente forti, però noi avremmo potuto fare di più, giocarcela meglio dall'inizio, magari con un po' fu un inizio un po' soft che ci ha penalizzato. Bisognava andare più decisi e forse scrollarsi di dorso queste ultime prestazioni, nonostante i cali soprattutto che si registrano, che quest'oggi tutto sommato non c'è stato in realtà. Più lungo il match la continuità di Venezia ha avuto la meglio. Assolutamente, è stato questo la chiave del match, perché come dicevi giustamente tu, non hanno mai mollato, sono sempre stati sul pezzo, noi troppi alti e bassi, tanti tiri da tre liberi, da tre e liberi, e quindi lasciati sul ferro, quello, la partita alla fine è tutta lì. Una particolarità che un po' lascia un po' particolare vedere al referto i 7 minuti di Dercole dopo le ottime prestazioni dell'ultimo periodo. Sì, sai, quelle a volte nelle rotazioni, ruotandone 10, uno rimane più o meno penalizzato. Ha fatto fatica Lorenzo in fase difensiva, sicuramente troverà lo spazio alla prossima partita, perché è un giocatore di cui non possiamo prescindere. Tutto sommato questo ritardo vi porta a definire come secondo match o la va o la spacca, bisogna vincerla e soprattutto anche con margine in doppia cifra praticamente. Diciamo che, sai, non cambia tanto nel modo di approcciare la partita di ritorno questo risultato, perché comunque dovremmo prepararla al massimo, non era preventivabile di vincere di tanto con Venezia e portare a Venezia un sicuro bottino su cui muoversi, quindi comunque la partita da affrontare è quella. Per stasera comunque qualche rammarico c'è. Volevo fare una domanda, l'abbiamo vista, si è intrattenuto con Gianandrea De Cesare, che cosa vi siete detti, insomma, un po' l'umore del patron? L'umore dell'ingegnere, testuali parole, di vedere il bicchiere mezzo pieno non quello mezzo vuoto, perché con una prestazione così sfortunata al tiro siamo stati lì, bastava fare i tiri liberi per pareggiare, quindi dice andiamo a Venezia, giochiamocela forte, crediamoci e non c'erano problemi. Finale di Europe Cup è comunque un appuntamento con la storia, da vivere tutto d'un fiato anche nella seconda parte. Assolutamente sì, una finale, questo era il primo tempo, siamo all'intervallo, cerchiamo bene di capire cosa dobbiamo correggere, senz'altro un appuntamento con la storia, cerchiamo di portare la storia dalla nostra parte. Grazie al direttore Alberani. Ciao, ciao, ciao.
Allora, in chiusura con Marco Festa, che mi ha anticipato la tematica De Cesare, perché effettivamente abbiamo visto Nicola Alberani a colloquio con Gianandrea De Cesare. Quando è presente il patron Marco, c'è sempre questo classico colloquio di riassunto delle puntate precedenti, anche perché da lì al termine, insomma, da questo appuntamento al prossimo, a Lino si gioca comunque tanto. Eh sì, assolutamente, una corte spietata a Gianandrea De Cesare, ma lo sappiamo, proprio per stile, ama parlare poco, preferisce farlo con Alberani, con Sacripanti, nello stretto dell'intimità anche dell'assetto dirigenziale e tecnico. Però io l'ho visto sostanzialmente sorridente, fiducioso per questo match di ritorno. È chiaro che 8 punti non sono poi irrecuperabili, ha fatto l'esempio Lello De Stefano del 3-0 della Roma con il Barcellona. È altrettanto vero che stasera Venezia ha dato comunque l'immagine di una squadra che ha qualcosina in più, almeno sembra averla rispetto alla Sidigas Avellino, anche con le rotazioni di Raffaele mi sembra che abbia più padronanza del proprio roster, anche in termini di fiducia in tutti gli elementi dell'organico. Hai sottolineato opportunamente i soli sette minuti che ha giocato D'Ercole, e mentre Rich è restato in campo per tutta la partita, è chiaro che la sensazione è che anche a livello di lucidità in quei liberi sbagliati qualcosa i giocatori più sfruttati, per così dire, la stiano pagando. Queste però sono valutazioni da fare al termine della stagione in maniera globale, capendo cosa non ha funzionato, perché comunque la Sidigas ha le potenzialità per competere forse a livelli anche maggiori di quelli nei quali sta arrivando a competere. Ed è altrettanto vero però che questa resta comunque una serata storica, e va dato merito a tutto l'assetto Sidigas di essere arrivati ad un punto molto importante e con altri traguardi storici. 10 anni fa la finale di vittoria, la vittoria in finale di Coppa Italia, stasera si arriva a poter comunque competere, e c'è ancora la gara di ritorno da giocare per un altro titolo, stavolta continentale, quindi sicuramente ci sono le basi per crescere, ma la sensazione è che forse già adesso qualcosina in più la si poteva fare. 25 aprile, festa della liberazione, San Marco, quindi auguri a Marco Festa, ma anche patrono di Venezia, quindi diciamo che l'Umana, la Senerissima, festeggia anche propriamente gara 1 di finale di Europe Cup. Angelo. Ragazzi, grazie per il vostro lavoro nel pre e nel post partita, ringraziando la parte tecnica Luigi Esposito ed Enrico Coppola. Chiudiamo il collegamento. Grazie Angelo ai nostri telespettatori, è stata una bella serata, e allora l'appuntamento per il match di ritorno al Taliercio, augurandoci per la Scandone, insomma, che ci possa essere questa impresa. Va bene. Alla prossima, a te Angelo. Grazie Carmine, grazie Marco. Era solo il primo atto della finale di Europe Cup, se l'è aggiudicato Venezia sbancando il Pala del Mauro, espugnando il Pala del Mauro 69-77. Vedremo tra una settimana, il 2 maggio, al Taliercio, se la Sidigas Scandone Avellino avrà la forza di ribaltare questo gap. Intanto, grazie in regia ad Orlando Matarazzo e Giuseppe Andrita. È tutto, buonanotte, arrivederci.